Sì, Presidente, grazie. È curioso in questa città, adesso a prescindere da come la si possa pensare, che quando si propone un qualcosa che attiene la ZTL, le strisce blu o, come è successo recentemente anche in quest'aula, la congestion charge, si scatena il finimondo a tutti i livelli istituzionali. Dico sempre con una battuta, dal Presidente della Repubblica ai consiglieri di municipio, tutti si sentono attaccati anche quando solo si vanno a fare delle proposte un pochino, diciamo così, in controtendenza con quella che è stata la città degli ultimi anni. Noi siamo stati eletti con uno slogan importante, che è quello di coraggio, e penso che in questo settore sia necessario da parte nostra un coraggio che probabilmente in passato a Roma anche amministrazioni che hanno fatto dei progetti importanti sul trasporto pubblico, che però in altri argomenti come questo della sosta tariffata, coraggio che è sempre un pochino mancato. Quindi, al di là di questo brevissimo cappello, l'abbiamo annunciato ieri, la sperimentazione della tariffazione pura, ovvero della non esenzione dei residenti in alcune fasce orarie, in alcuni giorni, dal pagamento della sosta tariffata, non si farà nel periodo natalizio, ma restiamo ovviamente fermamente convinti della bontà del provvedimento, che è infatti contenuto nel nuovo piano della sosta tariffata, che dovrebbe approdare in giunta entro la fine di quest'anno, al massimo all'inizio del prossimo anno, e che arriverà in quest'Aula verosimilmente nei primi mesi del 2019, per poi entrare in vigore nella seconda parte del prossimo anno. Dicevo, siamo convinti della bontà perché la tariffazione della sosta, come ho avuto modo di spiegare più volte, devo dire comunque con confronti sempre civili, anche con chi la pensa in maniera diversa, come è legittimo che sia, che se ne possa pensare, la sosta tariffata non nasce per, come una tassa per garantire degli introiti ad un comune, ma nasce per regolare una risorsa che tutte le città hanno, che è il suolo pubblico, che inevitabilmente è scarsa. E siccome il suolo pubblico è scarso, lo è ancora di più a Roma, chiaramente l'unico modo che ho per regolarlo è quello della tariffa, perché chiaramente se devo pagare per l'utilizzo di un bene sarò portato ad utilizzarlo poco o ad utilizzarlo per il tempo strettamente necessario. E questa è la logica anche della tariffazione pura, cioè solamente in alcune strade e in alcuni orari. Sono pochissime strade, sono meno di 8 km su 8.000 km di strade romane, quindi in realtà il finimondo che si è scatenato è su una parte piccolissima di città, in numero limitato. Pensiamo che via Libia e via Eritrea sono lunghe 1,5 km, parliamo di circa 200 stalli, quindi pochissimi posti auto che sicuramente non cambiano il bilancio della sosta di quel quadrante come del bilancio della sosta di Roma. Dicevo, il principio della tariffazione pura è che chiaramente garantendo una rotazione degli stalli e quindi una maggiore accessibilità agli stessi, perché cosa succede talvolta? Che chiaramente il residente giustamente ha l'esenzione dal pagamento e quindi lascia per giorni e giorni l'automobile nello stesso stallo, ma quindi impedendo ad altri soggetti potenzialmente di poter utilizzare lo stesso. Quindi il principio questo, che è quello della della tariffazione in generale e in quel caso della tariffazione pure, è semplicemente quello di aumentare l'accessibilità degli spazi che non sono di tutti, perché parliamo sempre e comunque di suolo pubblico, perché io abito a Villa Gordiani, non è che al catasto, oltre a un pezzo del mio appartamento, c'è anche un pezzo della via dove abito, quindi parliamo sempre e comunque di suolo pubblico e quindi deve poter essere utilizzato da tutti, e viene utilizzato comunque per tenere un bene che è privato, che è l'automobile, perché l'automobile è un bene privato e quindi non posso pensare per la custodia e il ricovero della stessa di utilizzare a dismisura il suolo pubblico. Questo vale in qualsiasi zona della città, ovviamente non solo a via Libia e via Eritrea. Quindi dicevo, questi sono i principi che sono alla base della tariffazione pura e più in generale della revisione della sosta tariffata. In conclusione, che poi è l'oggetto della mozione, sono andato un po' a largo, ma perché secondo me questi temi è bene, soprattutto è bene informare tutti e affrontarli a 360 gradi, ovviamente il nostro voto sarà negativo, la sospensione nel periodo natalizio non ci sarà perché abbiamo fatto le nostre valutazioni e comunque non abbiamo ritenuto opportuno sperimentarla in questo periodo e solamente in una strada limitata. Ci sono stati... Non si farà, collega, già abbiamo... No, dopo sì, come ho detto, la misura resta perché è contenuta nel nuovo piano della sosta tariffata. Il nuovo piano della sosta tariffata
presentato anche in una seduta di commissione, era giugno 2017, perché ci tengo anche a dirlo, facciamo sempre le cose in massima trasparenza, il nuovo piano della sosta tariffata prevede la tariffazione pura, ovviamente non solo a Viale Libia e Viale Eritrea, poi chiaramente come tutti i provvedimenti passerà in aula, passerà in commissione e ci sarà il più ampio confronto e dibattito. Quello che è stato sospeso è la sperimentazione della misura nel periodo natalizio, ripeto, misura in cui crediamo. Quindi dicevo, la sperimentazione è stata sospesa per questo periodo natalizio perché ritenevamo comunque non esserci le condizioni anche attuative per alcuni adempimenti che avremmo dovuto effettuare, resta la bontà della scelta. Quindi ricordo, approfitto gli ultimi 10 secondi per ricordare che il piano della mobilità natalizio sarà un piano, ahimè il dibattito si è concentrato su Viale Libia o Viale Eritrea, ma sarà un piano natalizio per la mobilità molto ambizioso perché sarà rafforzato il trasporto pubblico, ci saranno più corse delle linee di autobus centrali e soprattutto delle linee di metropolitana. A tale scopo sarà esteso anche l'orario della ZTL Centro Storico fino alle 19 proprio per garantire meno congestione stradale e quindi un trasporto pubblico più efficiente e puntuale. E quindi al di là di Viale Libia e Viale Eritrea crediamo che le festività natalizie possano essere godute soprattutto nel centro della città con il trasporto pubblico. Grazie Presidente.